appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Tra i più grandi stati d'Inghilterra con i suoi 70 di salpati dal palo. Dunque, rimessa laterale. Ottimo il fraseggio. La mette in avanti. Da lì può segnare. Salvio. Salvio se ne va. Pallone troppo profondo, se ne va oltre la linea. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Toni Kroos. Lungo passaggio in avanti. Qui può partire il contropiede. Salvio. Provano a ripartire da dietro. Toni Kroos. Quadrado. Mostrano un buon controllo del gioco. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Piqué. Pallone lungo in verticale. Tocco preciso. Colpì. La toglie dalla porta. E anche stavolta niente di fatto, incredibile. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi... Va di testa! Una buona iniziativa, ma non è bastata. Stanno facendo muovere molto verso l'esterno gli attaccanti, ma non sono sicuro che sia la mossa corretta. Perché dici questo, Luca? Beh, perché allontani la vera minaccia primaria dall'area di rigore. Ok, si crea spazio al centro, ma poi chi la butta dentro? Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Prova a verticalizzare. L'azione era partita bene, non sono riuscito ad arrivare in area però. Occasione per il contropiede. Può andare! E prova il tiro! Grande parata dell'estremo difensore. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Ci mette la testa. E c'è proprio il Manchester United. Prima rete per il Manchester United. Calcio d'angolo battuto benissimo, colpo di testa preciso. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. E la partita inizia alla grande, subito gol. Il Manchester United si riappropria del pallone e può reimpostare il gioco. Filtra la palla in profondità. Scatta verso il pallone. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Matuidi. Pericolo in aria. Prova a tirare. Ed ecco il sollievo della difesa per l'occasione sfumata. Piqué. Il Manchester United dal calcio di punizione. Cerca il passaggio profondo.
I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Ecco Salvio, riceve il passaggio e pass, chance. Il portiere si oppone, si esprime in un buon intervento, ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Ferma l'azione in modo falloso, si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Cross. Gioca con un pallone lungo. Sulla palla interrompe l'azione. Salvio. Vede l'inserimento del compagno. C'è l'opportunità per il contropiede. È riuscito a passare. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Palla riconquistata immediatamente. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Florenzi. Palla in avanti verso il compagno. È in ottima posizione. Può concludere. Cerca un compagno, si libera la grande, intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Cerca l'uomo là davanti, ha la possibilità di... Ecco il tiro! Ottima la coordinazione, grande velocità, il tiro però non è andato a buon fine. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. A sinistra con il passaggio. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Opportunità di ripartire. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Il portiere la spedisce su. Passaggio prevedibile, ci vuole qualche idea più brillante. C'è la palla lunga, in avanti. Toni Kroos. Toni Kroos aveva pescato magnificamente il compagno. Alza la palla in profondità verso il compagno. Posizione regolare, può provare. La sua conclusione manca lo specchio della porta. L'efficienza nel contrattacco è una delle migliori opzioni a loro disposizione. Devono essere più cinici. Scodella in avanti. C'è un'opportunità. Tenta la conclusione. E da lì poteva sicuramente chiudere il tiro meglio. Incredibile, non ha approfittato di questo regalo. Salvio. La gioca a sinistra. Prova a giocarla in profondità. Cross. E il portiere la fa sua. Provano a partire in velocità. Vediamo se può capitalizzare. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata.
Toni Kroos. Toni Kroos. Salvio. Salvio! Tiro davvero da dimenticare. Hanno sfruttato benissimo il varco centrale, procurandosi una grande occasione. Salvio. Pericolo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. E trova bene il compagno. Lungo passaggio in avanti. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. Ecco il fischio dell'arbitro, inizia il secondo tempo. Il Manchester United deve scegliere che strategia adottare ora. Continuare a spingere e cercare un altro gol, oppure aspettare l'avversario e puntare al contropiede. Di sicuro non possono pensare solo a difendersi, sarebbe troppo rischioso. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Ha calciato forte. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Sbattono ancora contro la difesa. Il Manchester United dal calcio di punizione. Prova la soluzione in fascia. Occhio, un altro cross e va a colpire di testa. È arrivato bene sul cross. Conclusione così così, per la verità. Ha messo in mezzo un cross fantastico. Peccato che il compagno non l'abbia sfruttato meglio. Salvio ribalta il gioco sull'altra corsia. Sulla fascia, in profondità. È libero di creare pericolo. Quadrado. Bell'anticipo, pericolo sventato. Tocco morbido. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Toni Kroos. C'è la palla lunga, in avanti. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Opta per il lancio lungo. Quadrado. Scatta verso il pallone. Salvio. Riceve un bel pallone. Ecco il cross di Salvio. Sbroglia la situazione. Proprio questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Assolutamente.
si ricomincia dal portiere. Dunque, rimessa laterale. Toni Kroos. C'è il tiro. Bella parata! Decide di sfruttare la fascia. Pallone verso il palo più lontano. Prolunga in fascia con una palla giocata alta. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Cerca un'azione veloce, prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Godin. Se ne va. Può tentare la conclusione. Si era creato una buona occasione del dribbling, però non l'ha concretizzata. Voleva il tiro da una posizione meno defilata e si è portato verso il centro. Questo è un giocatore che sa vedere la porta. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Lo Schalke 04 tiene gli attaccanti molto alti, con un'idea ben chiara in testa. Intendi dire per le ripartenze? Sì Fabio, per quello il loro è un gioco fatto di ribaltamenti rapidi. Vogliono che gli attaccanti siano pronti nella metà campo avversaria per arrivare subito in porta. Attenzione al tiro! Un sacco! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Cerca il tiro! Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Tentativo di allungare il gioco. Ecco il cross di Sal. Si lancia di testa. Va in rete. Sono riusciti a rientrare in partita. Vedremo se troveranno il pareggio. Un grande colpo di testa in tuffo. Sì, si è tuffato con il tempo giusto. Davvero un bel gol. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Ora devono rimanere concentrati e cogliere le occasioni che si presenteranno. Ecco Luis Suarez. Neuer dice di no. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. C'è
cerca di lanciare il compagno. Cerca la gran conclusione. Tiro del tutto fuori bersaglio. Hanno avuto meno occasioni degli avversari e ci hanno provato così. Forse è meglio avvicinarsi un po' di più. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Matuidi. Riesce ad intercettare. Conclusione. C'è il cross. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Qualche istante sarà tutto finito. Ecco che provano dal pallone regalato agli avversari. Matuidi gioca una palla lunga. Riceve in ottima posizione. Qui deve tirare. Che parata! Certo, non un intervento di Rubin. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. Fanno girare bene la palla, ma non trovano lo spunto per un assalto finale. Toni Kroos. L'appoggio sulla fascia. Ha spazio sulla fascia. Beh, direi che adesso è in regola. Occhio che prova da fuori. Idea buona, precisione no. Suarez la gioca in profondità, intercetta il passaggio, pericolo, l'hanno già messa da calcio d'angolo, sembra che vogliano riprovarci. Riesce a staccare la vittoria in una partita combattutissima. Alcuni diranno che il pareggio forse sarebbe stato più giusto, ma questo è il calcio.